Contributo, un altro contributo significativo, non perché l'abbiamo realizzato noi veramente, ma perché tra i tanti resistenti, e qua tra l'altro ci colleghiamo anche al discorso assolutamente dei caregiver, volenti o nolenti certe volte, a un'intervista che abbiamo realizzato con Stefania Buoni del COMIP, che sarebbe l'acronimo in inglese dei figli con genitori con disturbo psichiatrico. I figli, lei ha fondato questa associazione insieme ad altri, ha scritto un manuale che verrà citato durante l'intervista, un manuale che si intitola comunque Quando mamma e papà hanno qualcosa che non va, che la dice, la dice tutta, non tanto, e io, vabbè, insomma, ve la faccio conoscere. Dunque, come avevo detto, eccoci finalmente collegati con Stefania Buoni, che vi abbiamo detto, abbiamo già conosciuto, abbiamo già avuto l'onore di ospitare ai microfoni di Radio 32 e siamo veramente felici, ma veramente felici di sentirli ancora. E la prima domanda è: come sta andando la tua quarantena? Allora, intanto ciao e gagliardi come sempre, siete fantastici perché attivi anche nonostante la quarantena, ma chi ve ferma? E la mia quarantena, allora, dunque, diciamo che si barcamena un po' tra procrastinazione di cose che dovevo già fare da prima della quarantena e che odio fare, quindi cose burocratiche per l'associazione, rendicontazioni, che è una cosa faticosissima per me, che poi non la mastico, ma la devo fare per amore, no, della causa che porto avanti. E poi la riscoperta di cose che non facevo da secoli, tipo sono 2 giorni che ho fatto dei dolci, erano anni che non facevo un dolce. Tra trasferte, tra fare l'orto per scaricare le tensioni, una cosa e l'altra, alla fine il dolce era quello che era passato in secondo piano, quindi Ah, che bello, diciamo che c'hai un orto, quindi c'hai la possibilità di sopra, stare. perché non vivo più a Roma da tanti anni, vivo insomma ad Orte e lì c'è la possibilità appunto di avere un po' più di spazio e lì mi sono un Sì, po' adeguata col e trasferte. noi cittadini vi invidiamo abbastanza, perché riesce ad avere un contatto con la natura che a noi è assolutamente precluso. Sì, diciamo che è uno dei lati positivi, perché è stato un po' difficile abituarsi, no, ai ritmi di un paese rispetto alla città, però poi adesso me lo sto godendo e quindi con delle cassette della frutta, con altre cose, mi sto arrangiando per fare le insalatine, queste cose qui e scaricare un po' anche all'aria aperta. Bene, bene, ti sentiamo insomma bella riattiva a questi arresti domiciliari che hanno dato a tutta la nazione. E, senti, ma è meglio di come ho fatto io prima nel lancio, vuoi ricordare che cos'è, come, quando e perché nasce l'associazione? Sì, allora l'associazione è, diciamo, la ciliegina di una torta che in realtà era iniziata a cuocersi, per tornare alla metafora dei dolci, già dal 2010. Nel 2010, diciamo, su base sempre volontaria, ho iniziato a muovere i primi passi e diciamo che è stato un momento di rivelazione l'aver trovato in internet, in altre lingue, su blog di altri paesi, esperienze di figli adulti che si raccontavano. Quindi non era più la malattia del genitore al centro della scena, ma quello che erano le reazioni di un figlio che cresce attraversando l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e tutto quello che comporta con questa situazione a fianco. E lì mi è scattato qualcosa, ho capito che c'erano dei non detti che erano un'aggiunta al problema. E questi non detti causati dal tabù, dalla mancanza di conoscenza di questo aspetto, dal fatto che appunto non c'è uguaglianza tra salute fisica e salute mentale, per cui siamo un po' la zona d'ombra, no, della salute. Tutte queste riflessioni mi hanno portato piano piano a decidere di fare un percorso per l'Italia, quindi dire se io ho tratto giovamento leggendo le storie di figli in Australia, Stati Uniti, Olanda, Belgio, immagino cosa possa accadere per dei figli italiani leggerli in italiano. E quindi piano piano ho iniziato timidamente, perché poi c'è anche un altro problema, che essendo il problema non direttamente tuo, cioè la patologia non ce l'hai te, ce l'ha il tuo genitore, ed essendo una patologia coperta da forte stigma e spesso nascosta, tu hai difficoltà a parlarne pubblicamente, perché comunque se la famiglia non desidera che se ne parli, o
o comunque ci potrebbero essere anche conseguenze di tipo pratico, a livello lavorativo, a livello di relazioni, se fosse reso pubblico, tu che sei figlio sei un po' inchiodato a questa cosa, quindi per molti anni ho faticato ad uscire da una dimensione di anonimato e prendere il centro della scena per dare forza a un diritto che sennò rimane inascoltato. E quindi, diciamo, un lungo percorso mi ha portato a fare varie conferenze, a creare un gruppo di automutuo aiuto online per i figli, però mancava qualche cosa, mancava un'associazione solo nostra, solo di figli. E lì, con gran fatica, abbiamo trovato un modo con altri tre volenterosi e siamo divisi, insomma, geograficamente, anche da prima della quarantena, perché abbiamo Carlo Miccio, che è stato anche da voi a Sì, parlare lo del suo. ricordiamo bene con il suo bel libro. Esatto, lui è di Latina, io sto insomma a Orte, tra Orte e Roma, e poi abbiamo la vicepresidente Gaia Cusini di Mantova, per cui immaginatevi insomma che passione ci possiamo mettere per aver voluto questa cosa in Sì. queste difficoltà. E è nata quindi il 20 novembre 2017, e la data non è un caso perché è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cioè per la serie Invisibili, manco per niente. E adesso stiamo, diciamo, facendo un grande lavoro soprattutto culturale, perché uno potrebbe pensare, vi occupate di figli, genitori e disturbi psichici, per cui il vostro target deve essere per forza solo la psichiatria. Nì, nel senso che la psichiatria da sola non ce la può fare. Sappiamo tutti che è in grande sofferenza, sia per motivi appunto di investimenti pubblici scarsi, per tante problematiche. Non basta, dobbiamo aprirci alla società civile, specialmente per andare a intercettare quelli che, come me, per un lungo periodo sono stati invisibili ancora di più perché il genitore non era in cura, perché magari non era consapevole della malattia e quindi non seguito, per cui sfugge totalmente dai radar e questo mondo di questi figli minori. E quindi noi dobbiamo per forza affiancare a un lavoro di sensibilizzazione nei confronti di istituzioni e psichiatria anche un lavoro con la società civile, quindi andare a scardinare quelle paure riguardo ai temi della salute mentale. Quindi non parlare di malattia mentale, ma di salute, intesa come una salute a 360 gradi, e focalizzandoci tantissimo sulla prevenzione, perché tante situazioni che noi figli abbiamo vissuto con la prevenzione si potevano tranquillamente evitare. E questo all'inizio ti fa anche arrabbiare, ti dici cavolo, me lo potevo evitare, però ti dà anche la benzina per dire qualcosa però posso fare per le generazioni presenti e future. È un lavoro lungo, è un lavoro diciamo molto stressante anche emotivamente, perché entri in contatto soprattutto io che intercetto diciamo i messaggi anche privati che ricevo da tanti figli che vivono cose molto di grande sofferenza, è tosta come cosa, e quindi devi saperti anche bilanciare nell'attivismo, e da qui nasce poi l'esigenza appunto di mettere anche al centro del percorso te stesso, perché a volte rischi a causa del tuo slancio, la tua passione per cambiare le cose, di andare in burnout, cioè in esaurimento delle energie. Quindi questi 10 anni sono stati abbastanza di anche imparare come farlo senza bruciarsi, perché rischi di bruciarti, perché è un cambiamento molto lento, molto lungo. In Australia ha iniziato molti anni fa, dopo 20 anni ancora non hanno finito, quindi a chi ha voglia di vedere subito i cambiamenti bisogna dire no, purtroppo non è così semplice, ci vuole un sacco di tempo. Senti, ma siete riusciti in questi 10 anni, insomma, in questo lungo lancio e anche sofferto, comunque a trovare almeno in alcune aree geografiche anche circoscritte dell'Italia un riscontro da parte delle strutture? Allora, diciamo che Comip negli ultimi appunto 2 anni riuscì a trovare qualche canale più sensibile. Io su base personale, prima che esistesse Comip, ho incontrato, diciamo, soprattutto presso l'associazione Contatto Onlus di Milano una sensibilità. Un aneddoto molto carino è stato che io e questa Onlus di Milano ci siamo incontrati per la prima volta a Vancouver. Dici, com'è possibile? Tu romana,
questi milanesi vi siete visti in Canada, perché sia io che Edoardo Re, che era lo psichiatra che al tempo guidava quella Onlus, eravamo al convegno internazionale sui figli genitori disturbi mentali e sui giovani caregiver e sulla salute mentale degli adolescenti e dei bambini. E io partecipavo per la prima volta nella mia vita come speaker insieme ad altri figli attivisti, e lui era lì per seguire, insomma, le evoluzioni, e lì ci siamo incontrati, e da lì è nata una collaborazione che ci ha portato poi anche a realizzare insieme un portale che si chiama mybluebox.it, che nasceva da un mio pallino. Io sapevo quanto internet mi avesse salvato la vita, e avendo visto che in Australia esisteva un portale proprio sul tema specifico dei figli, dei genitori con disturbi psichici, ho voluto fortemente poter realizzare un portale simile anche in Italia. Grazie a loro, supporto insomma di Johnson & Johnson, l'abbiamo poi lanciato, e ci sono all'interno dei materiali utili, si condividono iniziative sul tema. E sì, sarebbe la mia mybluebox.it. Sì, sarebbe la mia scatola blu. Quindi mybluebox.it. E loro poi hanno anche avevano già iniziato ad intraprendere un percorso per portare in Italia un metodo finlandese. Titti Solantaus, che poi ho anche avuto l'onore di lavorare per loro in Finlandia, aveva creato un metodo che si basava su un approccio di uno psichiatra americano, William Bursley. E quindi questa Onlus di Milano è riuscita, tramite finanziamenti, insomma, per un progetto che continua a essere portato avanti in due CPS di Milano, se non vado errata, un approccio per migliorare la comunicazione intrafamiliare tra i pazienti, i genitori e i loro figli, con la mediazione degli operatori formati, perché hanno notato che laddove il genitore è seguito e curato, per sostenere i figli è importante aiutare i genitori a comunicare la malattia ai figli e far venire fuori il vissuto dei figli in una maniera mediata da operatori formati, che riescono poi a sanare, diciamo, quell'incomunicabilità che crea conflitto, e a fornire strumenti di supporto. Quello che con fatica abbiamo cercato di fare insieme era cercare di sensibilizzare le istituzioni a renderlo un metodo nazionale, e non è facile, non siamo riusciti, però so che loro continuano a fare formazioni per enti che lo richiedono, per cui sembra che lo abbiano già iniziato a implementare a Trento, se non vado errata, e in altre zone d'Italia si siano comunque iniziati a muovere. Quello che però Comip come associazione di figli vorrebbe è fare ancora più advocacy per far sì che ci siano buone pratiche nazionali, cioè non deve essere una questione di fortuna di dove nasci, se puoi contare su dei servizi e, insomma, oppure no. Ma un'altra cosa è che, oltre a questo metodo che però lavora con genitori già in trattamento e quindi aderenti alla terapia, c'è tutto il sommerso di quei ragazzi o bambini che hanno un genitore che non è affatto seguito, perché il genitore non accetta la malattia, e noi per questo abbiamo lavorato tanto per andare nelle scuole. E lo scorso anno il progetto Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, che prende il nome dal libro che ho scritto per aiutare i figli. Sì, sì, ripetiamo bene il titolo, perché sì, è ancora possibile averlo, sì. E ci dici anche i modi come può essere recapitato e come, dove trovarlo. Sì, allora il libro si chiama Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, e mini guida alla sopravvivenza per figli e genitori con un disturbo mentale. E è una distribuzione, diciamo, sociale, nel senso che la casa editrice è il CESVO, il Centro Servizi di Terni, e quindi non è in vendita nelle librerie né su Amazon, ma è possibile invece richiederlo facendo una donazione che andrà totalmente a sostegno delle attività dell'associazione Comip, e su buonacausa.org. Basta che andate su buonacausa.org, cercate il titolo del libro e potete richiederlo. In questo momento di quarantena noi abbiamo pensato di lanciare un'iniziativa, perché e viene qua la seconda parte di quello che ti volevo chiedere, perché sì, adesso abbiamo spiegato bene di cosa si occupa e come nasce la vostra associazione, però la nostra, la trasmissione si chiama Super Quarantenna, e volevamo proprio chiederti
che cosa fa l'associazione, quali sono le persone che vi stanno contattando, quali criticità osservate e la risposta che secondo voi le strutture stanno dando non solo alle persone con disturbo mentale, ma anche di supporto alle famiglie che sono confinate in quelle quattro mura che spesso sono luogo di grande sofferenza. Allora, dunque, noi diciamo nel nostro piccolo, rendendoci conto insomma che è un'iniziativa piccolina, che non è risolutiva, però è un po' quasi Piccolina quasi ma simbolica. preziosissima Stefania, Sì, no? Noi la conosciamo già da tempo, spero che veramente si stia aprendo una diga grazie al vostro lavoro. grazie, fa bene sentirselo dire perché a volte sembra di svuotare il mare con un cucchiaino. L'iniziativa che abbiamo pensato per stare più vicino ai figli in questo momento è quella che chi non ha possibilità economica di fare la donazione per richiedere il libro può mandarci un'email a info@comip-italia.org, nell'oggetto mette Comip per Covid. E indicando il suo indirizzo per la spedizione, riceverà gratuitamente a spese di Comip il libro a casa, perché abbiamo pensato proprio al fatto di ricevere un oggetto fisico tangibile che ti dice: io penso a te, io ti vedo, so quello che stai passando e voglio esserti vicino come posso con questo piccolo gesto. Sono già arrivate diverse richieste. Naturalmente, dato il momento di crisi, noi stiamo facendo le spedizioni ordinarie, quindi non le raccomandate, per evitare contatti con il personale delle poste, per non intasare gli uffici postali e Certo. per essere al sicuro. Quindi imbuchiamo nella cassettina in modo molto romantico. Sì, ma già Sì, sapere che ne arrivo per te un libro, sì. già soltanto il saperlo, già soltanto sapere che qualcuno si è preoccupato di inviarlo, è già un sostegno molto forte, secondo E poi è arrivato già anche, mi me. hanno fatto Scusa, ma richieste. voglio fare nostra di Radio 32 questa bellissima iniziativa che hai lanciato, quindi proporremo subito dei post sulle nostre pagine social dove diamo visibilità a questo che stai proponendo, quindi riproponendo l'indirizzo e l'invio del libro. Grazie, siete fantastici. Sono arrivate richieste già anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Calabria. Infatti, uno dei crucci che ho, uno dei motivi che mi hanno spinto a fare il primo crowdfunding che facemmo per Comip on Tour era che tanti ci contattavano, no? Tanti figli: perché non venite in Puglia? Perché non venite in Sicilia? Perché economicamente, no? Non c'erano possibilità, o comunque anche le strutture o le associazioni che stanno al sud hanno meno strumenti, meno possibilità, e quindi arrivavano meno richieste da parte di queste zone. Quindi non era che noi non volessimo andarci, ma e quindi diciamo la grande gioia è stata partecipare al Cammina Molise per scendere un po' più a sud, e facendo questo cammino con escursionisti da tutta Italia nel Molise per riscoprire questo Molise nascosto, terra invisibile, noi abbiamo portato noi figli invisibili con una bella bandierona di Comip e anche lì portato il libro, la testimonianza. Quindi diciamo per il dopo quarantena l'obiettivo è riuscire ad arrivare anche a sud con la sensibilizzazione. Dopo i libri che sono già arrivati ad alcune biblioteche, vogliamo andare anche lì fisicamente, perché quelle sono te terre che sono ancora più dimenticate a volte, e noi invece vogliamo esserci anche lì. E mi chiedevi com'è l'impatto in questi giorni di quarantena per i figli. Allora, io ho Sì, voluto. dal tuo osservatorio tra virgolette privilegiato, perché comunque hai uno spaccato che comprende, come ci raccontavi, dal nord a sud della penisola, e quindi meglio di tutti forse puoi dire che cosa sta succedendo. Sì, allora diciamo che una delle cose che come Comip abbiamo voluto fare è stato reagire a questo, come dire, spesso quando leggiamo articoli che parlano dei minori, la tutela dei minori in quarantena, eccetera, eccetera, si parla di tutte le categorie: figli di genitori separati, figli di detenuti, sì, qualsiasi categoria. I giovani caregiver e i figli di genitori con disturbo psichico non sono mai menzionati. Però non è una constatazione lamentosa. Il nostro desiderio era dire: allora ci raccontiamo noi, quale migliore occasione? Quindi abbiamo lanciato questa iniziativa che si chiama Covid, raccontaci di te, sulla nostra pagina Facebook. Qualche giorno fa abbiamo teso questo amo, no? Per chi fosse all'ascolto.
e abbiamo invitato figli da tutta Italia a raccontarci la loro quarantena, sia che vivano ancora in casa col genitore, sia che siano in un'altra città, sia che il genitore sia seguito e curato, sia che non lo sia. Noi vogliamo raccontare tutte queste storie perché non c'è una storia unica di figli di genitori con disturbi psichici, ogni storia è a sé e quindi è un caleidoscopio che noi dobbiamo costruire insieme. E stanno arrivando le prime storie, e dalle storie che sono finora arrivate, allora, la prima è una ragazza che vive con la mamma e racconta appunto la difficoltà di gestire se stessa e le sue reazioni davanti all'instabilità dell'umore della mamma, per cui ci sono dei momenti di amore e odio e poi il senso di colpa per magari aver reagito umanamente a uno stress grosso, per cui c'è questo continuo, no? Questi continui alti e bassi e la difficoltà ad avere un momento di stacco, per cui è dovuta scendere in cortile per prendere una boccata d'aria, ricentrarsi e poter tornare a casa dalla mamma. Un'altra invece vive in un'altra casa, per cui aveva questa preoccupazione, no? Per il genitore, perché ci sono situazioni in cui il genitore non riesce a seguire le regole, per cui fa fatica a stare riguardato, a stare a casa, per cui c'è anche questa ansia da lontano, no? per far sì che il proprio genitore sia al sicuro. Un'altra invece ci ha scritto oggi ed è stata caregiver sin dall'età di 8 anni, al momento attuale ne ha 44, e anche per lei la grossa difficoltà appunto di convivere con una mamma che sta male e che non accetta la malattia, e quindi dice: il mio unico momento di pace è quando vado in camera mia perché mia madre finalmente va a dormire. E c'è una frustrazione, un sentirsi diciamo soli, perché dopo anni di lotta con medici di base, con psichiatri, dice: in pochi mi hanno teso la mano. Quindi diciamo, noi cerchiamo in qualche modo però non solo di raccontare com'è la nostra quarantena, l'appello che ho lanciato è stato anche: raccontateci quali cose vi fanno stare bene, quindi se avete un film che vi aiuta nei momenti difficili, un libro, una canzone, cioè in modo tale da aiutare chi sta vivendo con molta difficoltà questo momento. Un'altra cosa che è veramente a volte mi fa sentire impotente davanti a questa situazione, perché vorrei far di più, è che tanti ragazzi non possono andare via di casa per motivi economici, quindi una delle cose che ti salva è avere la tua autonomia, il tuo spazio. Perché? Perché se stai H24 con una persona che, soprattutto quando non è curata adeguatamente o ha alti e bassi, o non è curata affatto, diventa veramente uno stillicidio. E quindi da avere una propria situazione abitativa autonoma ti permette di ricaricarti, non risolve tutto perché comunque rimani sempre agganciato a quei problemi, a volte anche telefonicamente, ci sono figli che ricevono, certo, 30 telefonate al giorno e non riescono poi a riprendersi dalle emozioni di questi contatti morbosi magari, però già avere un tuo spazio dove hai la tua privacy, dove il tuo silenzio, dove decidi tu tempi e modi della tua giornata, è di aiuto, perché se stai meglio tu poi puoi anche dare qualcosa ad altri. Se ti esaurisci tu e non hai più nulla, come fai a essere caregiver? Cioè è improponibile. E un'altra cosa è anche che non è una scelta, molti non vorrebbero affatto essere caregiver. Quindi c'è anche questo, come dire, una retorica, quando si parla di caregiver c'è spesso questa retorica buonista del fatto: ah, che bravi i caregiver, sono degli eroi. In realtà bisogna fare attenzione, tanti non lo sono. Noi usiamo la terminologia per far capire di che cosa stiamo parlando, ma precisiamo sempre che la nostra associazione è anche per tutti quei figli che caregiver non lo vogliono essere e non ci si sentono. Anche loro hanno diritto di essere accolti e hanno anche loro dei bisogni. Certo, siamo d'accordo con te. Mi hai fatto venire in mente una cosa mentre parlavi, perché non so se hai fatto caso che alcune amministrazioni, alcune regioni hanno esteso nell'ordinanza dei divieti e degli obblighi della quarantena, hanno dato delle eccezioni a quelle persone con disturbo psichiatrico che hanno bisogno di uscire perché fa parte insomma di quello che può alleviare la propria sofferenza. Mi viene in mente che questo è un diritto che forse dovrebbe essere esteso anche a quelli che adesso stiamo chiamando ai caregiver, i familiari, proprio per
la mancanza di privacy e di spazi in questo periodo di quarantena per un figlio, soprattutto una passeggiata lontano da casa per un po' di tempo può essere veramente salvifica. Assolutamente, hai detto una cosa giustissima, sì. Poi un'altra cosa infatti che spesso fa male e mi ha fatto male anche a me quando magari mi è capitato di sentirmelo dire è ma devi pensare al tuo genitore, è lui o lei il malato, non tu. E questa è una cosa che anche nel mio impegno online ho il sospetto che stanno parole che non è che ti sono arrivati da non addetti ai lavori, ma forse anche da qualche dottore, vero? Allora, no, in realtà io l'ho incrociata spesso, diciamo, online, perché la mia attività appunto di divulgazione del punto di vista dei figli, non di rado mi sono capitate delle situazioni in cui magari qualche persona è venuta lì a commentare dicendo ma allora tipo io che sono madre ho questo disturbo, dovete pensare a me, io sto male, eccetera, eccetera, no? E lì è anche comprensibile perché la persona che sta vivendo il disturbo chiaramente c'ha quel suo vissuto così preponderante che è anche quasi normale che si esprima in questi termini. Quando ti fa veramente male sono le persone esterne, quelle che sono al di fuori e che giudicano sulla base dei propri parametri. Quindi può essere stato, alcuni se lo sono sentiti dire anche dagli psichiatri che seguivano i genitori, alcuni figli, tipo tua madre ha bisogno di questo, tuo padre dovresti fare questo, dovresti seguire di più tuo padre o tua madre, no? E se lo sentono dire quando ne hanno 25, magari di anni, però nessuno si ricorda che loro hanno sofferto già da quando ne avevano 13 magari, no? Per cui a 25 sentirsi dire vabbè adesso sei maggiorenne, adesso devi pensare a tuo padre e a tua madre, è una doppia beffa, diciamo. Oppure anche familiari che vivono magari distaccati, vivono in altre città eccetera, e magari in certe situazioni subiscono, no, dei comportamenti. Mi riferisco al caso in cui magari un genitore che sta in stato alterato maniacale inizia a tempestare di telefonate un altro parente, e quel parente dice a te che sei figlio di far smettere tuo padre o tua madre di comportarsi così, cioè, senza neanche chiederti come stai tu magari, no? Per cui cioè, diciamo la nostra iniziativa è anche di parlare di tutti questi punti di vista, perché a volte la sofferenza nasce anche dal fatto che le persone non hanno idea di cosa viviamo noi, e quindi anche nel dire una semplice frase possono fare molto male. Invece se io ti racconto come la vivo io, ti faccio mettere un po' nei miei panni, magari togliamo un po' di incomprensioni che appesantiscono il carico che ti porti sulle spalle. E questo è valido anche per esempio appunto sia dal medico di base che da vicini di casa, familiari, insegnanti. A volte mi è capitato di sentirmi rimproverare da degli insegnanti per un calo di voti, quando ero stata sempre a studentessa modello. Nessuno di loro avrà pensato mai di chiedermi ma cioè, qualcosa che non va a casa, va tutto bene, cioè mi hanno bacchettato perché calavano i voti. Quindi diciamo che a volte basta anche questi elementi aumentano la sofferenza per te, che la non possibilità puoi di ascolto, no? Che sì, invece viene negata. Sì. Sì, sì, e quindi il libro fa anche questo, per cui dico spesso non è solo per i figli, è per tutti, perché anche lo legge un insegnante, magari di fronte a un comportamento di un suo studente, magari ci pensa due volte prima di dargli il carico aggiuntivo, no? Sì, sì, sì. Io l'ho letto con attenzione. Devo dire che in alcuni momenti mi era sembrato a me appunto che con questa facilità di giudizio dall'esterno a tratti perfino duro, no? E poi mi sono ricordato quello che mi avevi detto durante la prima intervista, no? Quando ce l'hai presentato, che l'hai scritto perché io sto pensando alla tutela di quel bambino che anch'io sono stato. E a me, insomma, tu hai avuto i tuoi percorsi, ognuno ha avuto i suoi, però ci stanno anche dei ragazzini che si trovano a dover fronteggiare delle situazioni che, dico questa parola, pericolose, che però sì, vanno comunque... Sì, è corretta, sì. Sì, sì. E quindi pensando anche a loro hai scritto questo manuale che, ripeto, a tratti può sembrare duro, ma è dura è la situazione è la che si sta vivendo, è la realtà, sì.
Ed è molto più duro il silenzio, perché sai, una cosa che ho notato è che allora, ci sono tantissimi figli di genitori in disturbo mentale che hanno per fortuna molti fattori protettivi e quindi riescono poi anche ad avere grande successo nella vita e giustamente poi si lasciano questa cosa alle spalle. E quindi cosa succede? Che la maggior parte invece di quelli che entrano in contatto con noi, come me, sono persone che magari hanno fatto molta fatica, eccetera, eccetera, e quindi stanno vivendo una situazione di forte disagio e quindi hanno pure meno energie per lottare, per cambiare le cose, perché sei già assorbito dal caregiving o dal tuo dover rimettere insieme i cocci, diciamo, no? Invece io sto cercando piano piano di appunto abbattere lo stigma perché ho bisogno delle forze di quelli che ce l'hanno fatta, cioè di quelli che non devono per forza dire guarda sono anch'io un figlio, cioè non serve, però che almeno diventi un tema che sta a cuore come il tema dell'LGBT, come altri temi sociali, perché anche questo è un tema sociale ed riguarda molte più persone di quelle che noi pensiamo, perché quelle che arrivano sono la punta dell'iceberg Assolutamente, e poi il rischio qual rendiamo è? conto anche noi di Radio 32 con i nostri pochi mezzi, però la realtà è proprio questa, che a livello epidemiologico sappiamo che le cure arrivano a una percentuale che non è purtroppo minima di quelli che invece avrebbero bisogno. E oltretutto parliamo anche di disturbi, diciamo, di varie intensità, quindi diciamo di disturbi gravi, schizofrenia, disturbo bipolare, depressione maggiore, sono una parte, ma poi ci sono quei disturbi che non arrivano magari a quei livelli, ma che comunque hanno un impatto, no? Ma non bisogna parlare in termini terroristici, oddio, no, ma in termini proprio di umanità, cioè il fatto che quella cosa esiste, se ne può parlare perché così io so come potermi aiutare prima di arrivare a stare talmente male da non essere nemmeno più in grado di chiedere aiuto. Cioè, e questo riguarda soprattutto anche i ragazzi giovani che magari vanno a scuola e spesso vengono sottoposti magari a delle richieste, soprattutto di tipo performativo sul rendimento scolastico, ma mi è stato detto anche da alcuni insegnanti, si punta molto poco sulle emozioni, sull'educazione emotiva e questo poi alla fine lo paghi anche in termini sociali. E, quindi questo che è uno degli obiettivi che cerchiamo di fare è guardare le cose in faccia, la realtà in faccia, quindi anche il lato quello più brutto da guardare, quindi il lato dell'abuso, il lato del trauma, il lato della violenza, ma guardare anche l'altro, quello della forza, della resilienza e del supporto. Perché purtroppo esistono tutte e due queste realtà e quando si parla di tutela dei minori spesso se ne parla in chiave di vittime di violenza, no? E quindi questo comporta una forbice per cui da un lato la salute mentale fa paura e quindi si evita di parlarne. Se noi parliamo solo dei genitori che compiono violenze, allora stigmatizziamo le persone che hanno disturbi. Cioè, quindi ci vuole delicatezza per dire che non tutti i genitori che hanno un disturbo sono necessariamente violenti e abusanti, però non parlare di salute mentale e di prevenzione può portare a un aumento di situazioni di violenza e di abuso, anche involontarie. Però non. Certo, dobbiamo dire che, insomma, Sì. che la violenza abuso, per quanto è dato dal nostro osservatorio, è sempre una minima parte, per fortuna. E quello che vogliamo dire è che qualsiasi tipo di problematica, anche quelle che hai elencato le più gravi, se affrontate invece possono essere Esatto. veramente superate insieme. Esattamente, esattamente. Anche perché spesso sono poi un reiterarsi transgenerazionale, proprio perché non se ne è parlato prima, magari si ripete nella generazione successiva. Quindi la prevenzione per quello è importante, ma una prevenzione a tutti, cioè occuparsi di emozioni è un qualcosa che riguarda tutti noi, così come ci occupiamo del nostro corpo. Dovrebbe diventare proprio pane quotidiano, ma in maniera piacevole e positiva per parlare del benessere. Assolutamente, guarda, e veramente io sto sperando, e non solo io, che questa grande prova che ci è arrivata addosso con la quarantena, questo che rimette un po' a discussione tutte le priorità di come è strutturata la nostra società, sia anche un'occasione per rimodulare questo tipo di attenzione, questo modo di prendersi cura uno dell'altro. Senti Stefania, stiamo veramente riempendo ormai tutta la puntata che abbiamo in programma per giovedì. Io ti avrei ancora tante altre domande e te le farò, e per questo ti chiedo di renderti disponibile a continui aggiornamenti con le nostre
tra virgolette frequenze, tra virgolette, perché in realtà andiamo sul web. E intanto salutiamoci qui, però ti lascio concludere con quello che vuoi, con un appello, con dicendoci, ricordandoci anche le possibilità, le modalità di contatto con la tua associazione, di cui noi tra l'altro ci facciamo anche tramite. Intanto io vi ringrazio, perché parlare con voi è sempre un grande piacere, perché ti senti proprio capito, cioè come se ci fosse un rilancio, no? Di pensieri, un rispecchiamento, questo mi piace tantissimo. Allora vi aspetto sui nostri social, su Facebook siamo Comip figli di genitori con disturbo mentale, e sul sito web che è comip-italia.org. Grazie di cuore a voi, un saluto a tutta Radio 32, speriamo di abbracciarci presto. Ma Filippo, ma quanto è preziosa questa donna, questa associazione. A me raccogliere questa testimonianza, mezz'ora abbondante di intervista, me la sono sentita tutta, proprio come l'altra volta che l'avevamo intervistata, perché ha sempre qualcosa da insegnarci l'associazione di questi ragazzi, che hanno comunque vissuto un'esperienza, un'adolescenza, un'infanzia con tutte queste grosse cose a cui fare fronte, no? Sono veramente preziosi. Guarda, io credo che il lavoro di Stefania Buoni sia un lavoro che era necessario fare, cioè nel senso, quello che lei segnala è proprio questo vuoto che è stato stanno cercando di colmare in qualche maniera, e rispetto al fatto che queste tematiche erano forse trattate con ovvietà, no? Infatti lei nell'intervista lo spiega molto bene, cioè una situazione un po' paradossale, no? Da una parte lo stigma in cui ci si ritrova rispetto alla problematica della salute mentale, che tutti ben conosciamo, e quindi poi il fatto di dover mantenere poi un anonimato, perché non sempre si riesce a integrare il contenuto con chi ci circonda, ma poi il fatto della non ovvietà, del fatto di dover essere a tutti i costi dei caregiver, perché questo è un po' il problema che Stefania sottolinea, cioè non si può dar per scontato che il minore, il figlio o anche il maggiore di età abbia le risorse per gestire una situazione di questo genere. Quindi devo dire che, insomma, ha detto tutto quello che poteva dire nell'intervista, e insomma ha toccato tantissimi, tantissimi temi, ma soprattutto forse quello più importante è ragionare in termini preventivi, perché appunto a livello transgenerazionale, come lei citava, questi rischi ci sono, no? Quindi già sopravvivere a contesti di questo genere è un qualcosa che prevede grandissime risorse che devono poter essere supportate poi da azioni preventive. Sì. comip-italia.org, e poi il libro Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, che appunto ci ricordava, può essere trovato su buonacausa.org. Scusate, ero col microfono spento, non so se si è sentito, lo ripeto. Comunque Radio 32 farà sicuramente da tramite con la loro associazione, siamo in contatto, vogliamo lavorare anche insieme per quanto possibile. Quindi se avete domande o volete comunque conoscerli, avere un contatto, potete anche rivolgervi a noi di Radio 32. Io, se mi permettete, a tutti i ragazzi, le ragazze, i bambini che hanno a che fare con dei genitori così problematici, dedico la prossima canzone di Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, che significa: le lacrime si asciugano da sole.